Ciao a tutti voi, sono appena tornata dalla spesa a Lidl. Volevo presentarvi quello che ho comprato, quello che conviene comprare e un po' valutiamo insieme come sono gli ingredienti. Prima cosa che ho comprato, di quale vi ho parlato ancora in un mio video, sono i pannolini Toujours, che secondo me sono veramente ottime per il prezzo che hanno. In questo momento sono scontatissime. Sono scontatissime a 5,99. Io prendo quella misura già da 7 a 18 kg, misura 4, che sono 50 pannolini. Non so se non ve lo fate vedere l'altra volta, sono fatte così, assomigliano un pochino Baby Dry, assorbono bene, ovvio non sono buone come Baby Dry, purtroppo un pochino di qualità sono minore, però secondo me per un bambino come il mio, che io per esempio lo sto pian piano togliendo pannolino, queste sono ottime perché magari leggermente resta bagnato, però secondo me sono ottime, non li ha mai irritato la pelle, che è successo anche con altri pannolini più costosi. 5,99 per 50 pannolini è veramente prezzo fantastico e come vedete sono veramente ingombranti, per cui mio figlio che pesa 15 kg ci sta veramente alla grande, ha un bel pancino, eppure questi sono belli elastici in questa zona qua, come vedete sono molto elastici, la cosa molto importante dei pannolini. Una cosa che mi serviva, che di solito prendo di un'altra marca e non a Lidl, però questa volta non avevo tempo di andare in altro negozio a comprare apposta fette biscottate, l'ho presa a Lidl. Purtroppo queste sono quelle con farina integrale, invece quelle classiche con la farina normale non ve la consiglio perché c'è come uno dei primi ingredienti olio di palma. Ve lo sconsiglio davvero, scartatelo. Invece queste non è così male perché praticamente c'è orzo, c'è mais, c'è estratto di mais, olio di palma c'è, non è che non c'è proprio, però è nella quinta posizione, per cui non è così male. Farina integrale, frumento, detrosio, olio di palma purtroppo c'è, nei prodotti che costano poco purtroppo si trovano. Come gusto non è male, ci sono 4 pacchetti, ognuno singolo, per cui possiamo usare uno alla volta, non prendono umidità. 600 grammi per fette biscottate, aspettate, certosa, devo aspettate, fette biscottate 1,15 euro, per cui per tutte queste più di mezzo chilo di fette biscottate 1 euro veramente poco. In questo momento ci sono anche in offerta questi rolletti farciti alla nocciola, e costano veramente poco, perché rolletti costano, se non sbaglio, 1,18 euro, no, 59 centesimi, due pezzi ho pagato più di 1 euro, 59 centesimi per questa barretta. E leggiamo cosa c'è dentro: forno alla farcitura, la nocciola ricoperta, ok, zucchero, oli grassi vegetali, palma, palmito, cocco, girasole, proporzioni variabili, sciroppo di glucosio, fruttosio, uova, farina di frumento, latte scremato. Poi vi dico seriamente, è scritto senza grassi idrogenati, senza coloranti, c'è olio di palma, c'è tutto, è possibile, per cui non è il massimo. Però a dirvi la verità, anche le barrette che costano 2 euro al pacchetto hanno stessi ingredienti, per cui se proprio non volete cucinare a casa sempre le brioche, le barrette, ve lo consiglio perché non è così male, non costa tanto e ogni tanto ci conviene avere un pacchetto di brioche a casa. Guardiamo adesso quelle pan cioccolato con gocce di cioccolato, queste costavano 80 centesimi, sì, 90 centesimi. E anche qua guardiamo latte intero in polvere, gocce di cioccolato, latte, zucchero, latte in polvere, burro, cacao, massa di cacao, lattosio, emulsante, le cittine, olio di girasole, aroma naturale di vaniglia, uovo intero. Queste sono meglio, se vogliamo essere sinceri, secondo me queste sono meglio di queste, se guardiamo ingredienti.
Sono ottime, i miei bambini piacciono, per cui ogni tanto a casa ci conviene avere anche questi brioche quando andiamo magari in giro a fargli merenda. E come ho detto, sono buoni. Di questo succo ve l'avevo già parlato, VitaFit, c'è anche quello fresco in frigo che è veramente ottimo e costa 1,69€, è veramente puro, spremuta di arance, è veramente ottima, io la adoro. E anche questa è 100% di succo di arancia, di concentrato. A me piace moltissimo, costa pochissimo, perché anche questo succo d'arancia 1,11€, per cui veramente costa poco. Un altro prodotto che ho comprato perché a me piace dare ai miei bambini come merenda sono Snacky Cracky Rice Wafer. Sono praticamente wafer fatti di riso. Infatti come ingrediente niente male, galetta di riso a bassissimo contenuto di sale, riso 99% e sesamo, quindi è un prodotto veramente ottimo. Potete spalmarci sopra cioccolato, potete anche mettere marmellata su o come lo mangio io e i miei bambini, mangiarlo così. E devo dirvi che questo prodotto ha un altro centro commerciale, costa su 1,15€, 2€ anche alcuni, e qua invece costa 50 centesimi, se non sbaglio, adesso ve lo dico su rolino, come si chiama Rice Waffles? Sì, scusate però non è che, gallette di riso per 59 centesimi è un pacchetto, ottima merenda per bambini, abituiamo bambini a mangiare le cose sane, senza sale, le cose non sempre dolci, non è trasformate, il mio bambino di 2 anni le adora e le mangia molto volentieri. Ok, ho comprato pomodori, non è stagione per pomodori, ve lo sconsiglio, però i miei bambini ogni tanto gli piace, ho preso anche uno marcio dentro, guardiamo bene dentro i sacchetti perché non ci ho fatto caso. E vabbè, questi lo prendo una volta al mese, qualche pomodorino, perché alla fine i bambini non capiscono. Ho preso anche speck affumicato, stagionato minimo 5 mesi, carne di suino, sale, spezie, piante aromatiche, antiossidanti. Anche questo, diciamo, senza glutine, senza lattosio, che per me è importante perché sono allergica al lattosio e questo è senza lattosio che posso mangiare. E anche questo speck costa veramente poco rispetto ad altri negozi perché costa 1,79€, per cui anche quelli salumi rispetto ad altri negozi costano veramente poco. Ho iniziato a far bollire acqua perché devo fare pranzo e ha iniziato a bollire in questo momento. Per cui ve lo consiglio anche questo. Un altro prodotto che ho comprato, io come faccio un make up alle ragazze e le trucco spesso, mi servono le velline, queste costano pochissimo, grazie tesoro, queste costano pochissimo di chain, sono ottime, spesse anche per esempio per soffiare naso a casa o struccarsi bene o per fare alcune cose che servono durante il trucco. Queste sono ottime, mi piacciono tantissimo, poi hanno anche questo pacchettino, scelto mia figlia, sì, è un po' schiacciato dentro, però non è niente male. Un prodotto che ho preso e prendo sempre della marca VitaFit, è un altro succo, questo è succo apple juice, quindi alle mele, che è molto difficile trovare nei negozi perché di solito troviamo la polpa di mele, invece a me piace proprio il succo di mele, noi in Polonia, Germania le beviamo tantissimi, per cui è veramente ottimo e come di solito costa succo di mela tantissimo, qua succo di mela 1,29€ per un bel 1,5 litri, 100% succo di mela, favoloso, ai miei bambini piace, sano e buono. Oggi ho preso anche una cosa per mia bambina e spesso a Lidl ci sono queste offerte, io con calzini non mi sono trovata molto bene perché dopo averli lavati è diventato tessuto un po' sintetico, un po' duro, non mi è piaciuto, però da un anno da questa parte li prendo pigiami a Lidl, esclusivamente a Lidl, e mi trovo veramente bene perché sono pigiami che non cambiano colore, non cambiano misura, nel senso che si stringono dopo il lavaggio, sono veramente carini, costano poco. Io per questo pigiama ho pagato 5,99€, questa è la misura da 4 a 6 anni, mia bimba ha 6 anni, però ho aperto là in negozio, cioè c'era già aperto, era veramente grande, poi è scritto che qualità testata,
controllo sui tessuti nocivi, testato per sostanze nocive, pigiama da bambina, 100% cotone. Apriamolo insieme, ve lo faccio vedere subito, perché scusate, un pigiama per bambino dovrebbe avere minimo 3-4 pigiama, mia anche qualcosa di più, però voglio dire, per ogni pigiama spendere 20-30 euro o 19 euro è un po' tanto. Invece comprarli così a 6 euro, c'erano anche da maschio, come vedete la maglietta si potrebbe usare anche durante il giorno, non solo per dormire. E anche questi super comodissimi pantaloncini che per estate saranno comodi. Bello, morbido, tessuto. Veramente sono contenta di questo pigiama perché costa poco. Un altro prodotto che ho preso e non l'ho ancora assaggiato, ve lo saprò dire più avanti, sono le patatine quella serie Deluxe, che dovrebbe essere la serie un po' più costosa, un po' più buona. Questi sono Vegetable Crisps, che praticamente dovrebbero essere patatine fatte di verdura asseccate, e sembra veramente niente male come idea. Vediamo com'è gusto. 65% ortaggi di proporzione variabili, pastinaca, patate dolci, barbabietole rosse, carote, olio di semi di girasole, ovviamente, sale marino. Va benissimo, davvero. E questi sono quelli per un po' acciugare la sera. Un altro prodotto che ho preso sono queste patatine, scritto fatte a mano, patatine con sale marino, non sale normale, quindi va bene, io uso in cucina solo sale marino, aromatizzate al condimento balsamico, 65% patate, olio di semi di girasole, sale marino, condimento balsamico in polvere, non c'è olio di palma, va benissimo. Ve lo saprò dire com'è il gusto. Secondo me, veramente Lidl non è più Lidl di una volta. Lidl vale, Lidl, possiamo comprare alcuni prodotti che sono ottimi. Per cui fate un salto, ogni tanto fanno belle offerte, ci sono delle soluzioni per spendere un po' meno. Questo è tutto, vi saluto, mando tanti baci e mettete pollice in su se vi è piaciuto, scrivetemi i commenti se avete qualche domanda e iscrivetevi sul mio canale. Ciao a tutti!